Mi chiamo Nada, ho 20 anni, sono italiana, ma di origini marocchine. Io mi chiamo Nora Chatmi, sono una ragazza italiana musulmana di origine marocchina, ho 23 anni e sono una studentessa universitaria. Il fatto di dire italiana musulmana magari mette un po' di punti interrogativi alle persone in testa, magari non ci arrivano subito, però cultura e religione sono due cose diverse, come anche la nazionalità sono cose diverse. Ho due prospettive diverse, ti ritrovi a ragionare su cosa è meglio, cosa no e cosa vale per te. Quindi lì è una conoscenza che devi avere di te stessa soprattutto e poi dopo confrontarti con i due mondi. Non mi sono mai sentita obbligata a portare il velo, è stata una mia scelta e penso che obbligare qualcuno a metterselo non sia accettabile perché alla fine si tratta di religione, quindi o che te la senti nel cuore e la vuoi, la scegli, la condividi e ci vivi, o se no, no. L'ho messo uno perché mi sento che faccia parte di me. E in più anche per far capire a molte persone che averlo in testa non è chissà che casino o che cosa brutta o che, come dicono molti, è che non ho i capelli sotto, no. E dal punto di vista delle credenze, delle mie origini e tutto, il piercing è visto come una cosa non da tenere, è proprio cioè, tipo haram, che sarebbe cioè, illegittimo, diciamo, non so come tradurlo, vietato, ecco. Quando in verità mi sono andata a informare, perché comunque volevo, cioè, a me sarebbe tanto piaciuto averlo. E quindi ho detto, vabbè, informiamoci e vediamo se veramente nella religione è veramente così. Effettivamente non è proprio il massimo delle cose che puoi avere, perché comunque è un abbellimento della donna e quindi è un mostrarsi e quindi sì, c'è cioè un po' un contrasto con la religione, c'è, però non più di tanto. E quindi ho scelto di farlo e di seguire, diciamo, un ragionamento occidentale. Mio padre se ne è accorto 3 giorni dopo e la sua reazione è stata: ma seriamente ti sei fatta il buco al naso? E io: sì, bene, ho un'indiana in casa. Quindi è stata un po' così la scena più che altro. E tuttora mi sfotte dicendomi che sono un'indiana e che molto probabilmente mi sposerò un indiano, però va bene. Io ho persone che dal giorno in cui ho messo il velo sono completamente cambiati, parlano con 3 metri di distanza e cose del genere, come se io fossi dentro questa bolla e nessuno deve farla scoppiare. È un pregiudizio, ma non totalmente, perché io sì, conosco ragazze che no, non vanno al ristorante. E no, non fanno determinate cose e quindi magari qualcuno dà per scontato che anche tu sei così. È come la storia dell'ISIS, danno per scontato che magari anche tu un giorno, non so, con lo zaino mentre vai a scuola ti fai scoppiare. Secondo me è legato solo a quello. Ogni scelta che faccio devo ricordarmi della religione, però sempre le scelte che ho fatto non sempre sono andate a contrastarsi con la religione. Quindi Pensi che in Marocco vivresti in maniera diversa? molto probabilmente sì. Cioè lì molto probabilmente forse porterei già il velo, non lo so. Probabile. Come mai non porti l'hijab? E non lo porto perché è per scelta mia, perché ora come ora non mi sento di portarlo, cioè se lo portassi è magari solo per far piacere a qualcuno che tipo ti dice no, dovresti portare il velo per la religione, ma non in sé per sé per il significato che può piacermi, però ora come ora non mi sento di mettermelo e quindi sarebbe un'ipocrisia metterselo. Ho questa fobia sempre di sentire magari al telegiornale o a leggere sul giornale un altro attentato in nome di una religione. Che io, essendo musulmana, cioè dico assolutamente non è possibile che la mia religione porti a questo, ne sono più che consapevole. Magari dopo che sono successi gli attentati mi sono venute moltissime persone a dire: ma tu che sei magari nata in Italia e quindi sei italiana, però con le tue origini, con la tua religione non ti senti un attimo, tipo cosa ne pensi? E tipo sei tu lì che dici: ma penso la tua stessa identica cosa, perché dovrei pensare diversamente? Cioè,
non parlano a nome della mia religione, sinceramente. Un episodio assurdo è stato una volta in treno che c'è stata una vecchietta che si stava lamentando di due che stavano parlando anche in arabo e quindi ha iniziato a fare tutte le sue teorie quasi razziali, in poche parole, e ne parlava con me come se cercasse conforto. Solo che dopo un po', quando ha finito, ho dovuto dirle: guardi, io sono di origini marocchine, eppure non combacio alle tue teorie di qua. E fa: no, ma infatti, però sicuramente sarei nata qua. E faccio: sì, sono nata qua, però non cambia più di tanto. Come ci sono brutte persone in... cioè, qua in Italia ci sono in altri paesi, è normale. Cosa succederebbe nel momento in cui il tuo amore andasse in conflitto con la tua religione? Dato che comunque la religione musulmana non permette alle donne di sposare uomini che non siano musulmani. Allora, io partendo dal fatto che credo fortemente nell'amore, quindi se ti innamori, ti innamori. Non è che decidi poi di non innamorarti. E però se dovessi capitare nella situazione di innamorarmi di un qualcuno che non sia musulmano, credo che sceglierei la religione. La mia conclusione è quella, magari, di sperare di far riconoscere la religione musulmana, vedere come la prende e poi a seconda poi vedere come comportarsi, più che altro. Perché non saprei come fare altrimenti, perché di certo, cioè, perché comunque il lato mio religioso è comunque abbastanza forte, nonostante magari non si noti, però lo è, e quindi ci tengo un po', e lì mi dovrò riscontrare su quanto ci tengo e quanto no, e ora come ora non saprei dire, perché comunque avere 20 anni hai già anche abbastanza insicurezze, e quindi poi dopo vabbè pensi: dai, non è che mi innamoro domani, quindi...